Lo stretto varco delle Termopili era un passaggio obbligato per raggiungere dalla Tessaglia le regioni centrali della penisola ellenica. Nell'estate del 480 a.C., alla testa di 5.000 opliti, Leonida cercò di fermare l'avanzata persiana. L'obiettivo del re spartano era quello di guadagnare tempo per permettere ai suoi alleati greci di riorganizzare le forze. Così, Leonida e i suoi 300 spartani rimasero a difesa del passo. Con loro i tebani e i tespiesi, che non vollero ritirarsi. In tutto erano un migliaio di uomini. Lì, sotto una pioggia di frecce, caddero anche gli ultimi spartani. Ma i persiani pagarono a caro prezzo l'attacco al passo delle Termopili, subendo moltissime perdite. La resistenza opposta dagli Spartani alle Termopili fu importante per quello che rappresentò, più che per la reale importanza strategica. Divenne il simbolo dell'eroismo dei Greci, del loro spirito fiero e combattivo. Con la sconfitta alle Termopili e il ritiro della flotta da Capo Artemisio, le regioni centrali della Grecia ormai erano completamente esposte ai Persiani. Serse avanzò senza trovare opposizione, prima in Beozia e poi in Attica. Poiché i persiani nutrivano un profondo risentimento per gli ateniesi, la loro regione fu completamente devastata. Temistocle escogitò un inganno per indurre i persiani ad attaccare. Mandò un servo a chiedere udienza a Serse. Egli disse al re che molti greci, presi dal panico, si stavano preparando alla fuga. Serse non aspettava altro. Così, impaziente di distruggere la flotta greca prima che riuscisse a fuggire, Serse diede ordine di attaccare. I persiani irruppero nello stretto sicuri di avere la vittoria in pugno, ma trovarono schierate davanti a loro le triremi greche. Gli attacchi delle agili triremi greche costrinsero le pesanti navi persiane a ripiegare, scontrandosi con il resto della flotta. Nella confusione, una squadra greca lanciò un attacco decisivo contro il fianco della flotta persiana, mentre Serse assisteva alla battaglia da un trono che si era fatto erigere alle falde del monte Egaleo di fronte a Salamina. Nella battaglia di Salamina, i persiani persero 200 navi contro le 40 dei greci. Il disastro di Salamina sconvolse Serse. Quando Mardonio si offrì di continuare la campagna con un esercito più piccolo composto da truppe scelte, il re diede immediatamente la sua approvazione. Mardonio, di conseguenza, abbandonò l'Attica e si ritirò in Beozia. Il comandante persiano, infatti, considerava il territorio di Tebe più adatto per far combattere la sua cavalleria. Così, i persiani posero la loro base nei pressi di Platea, si giunse allo scontro frontale. I persiani formarono una barriera con i propri scudi e presero a bersagliare la linea greca. Gli spartani si prepararono allo scontro corpo a corpo. Anche se isolati e numericamente inferiori, riuscirono a far cadere la barriera di scudi e avanzarono con determinazione contro il nemico. Ma di fronte all'assalto degli spartani e dei loro alleati, furono semplicemente travolti. La guardia personale di Mardonio, composta da un migliaio di uomini, fu massacrata. La fanteria persiana decise così di ritirarsi. Le polis elleniche erano salve. Nel frattempo, anche la flotta greca stava combattendo contro i persiani a Micale. Fu un'altra vittoria decisiva. La Grecia non solo era salva, ma aveva anche iniziato a reagire. L'anno seguente, le città-stato della Grecia costituirono la Lega Delio-Attica, un'alleanza militare in funzione antipersiana. Le polis greche rifiorirono dopo questo successo e una nuova Atene nacque sulle ceneri del passato.